Ciao a tutti e buonasera da Juplacraft. Come sempre siamo in due, una che si vede che sono io Claudia E uno e nascosto che so io. due che si sente solo la voce. E Chissà io se uno saluto di... già Laura, guarda un po'. Ciao Laura, chissà se una di queste volte ci degnerà della sua presenza anche... Assolutamente no. No, ecco, niente, si vuol far desiderare. Ovvio. Allora, ragazzi e ragazze creative, come va? È un po' che non ci vediamo e quindi abbiamo deciso di fare questa diretta perché anche noi abbiamo delle novità natalizie. E come Incredibile. sempre noi arriviamo sempre tardi, nel senso che facciamo passare un po' il settembre, l'estate. Halloween è domani, quindi alle porte, quindi adesso credo che siate pronte per il Natale, quindi vi proponiamo i nostri prodotti e le nostre idee per questa festività. E come sempre ci sono varie tipologie di prodotto per accontentare un po' tutte, perché comunque fate hobby sia differenti, ma avete anche gusti differenti, e quindi cerchiamo di accontentare come sempre chi ama i prisma, chi ama i legnetti, chi ama diciamo le diverse tipologie di abbellimenti. E quindi niente, allora ci siamo visti l'altra volta che era diciamo autunno, e adesso questa stagione è un po' sempre autunno, un po' inverno a seconda di dove vi trovate in Italia, però diciamo ci stiamo avviando già, noi siamo con la magliettina a maniche lunghe, mentre l'ultima volta insomma eravamo un po' più estivi. Allora, io direi di partire, tanto vedo che state, Leandro mi facendo che state arrivando, Sì. e niente, volevo ricordare comunque, mentre che arrivate, i nostri appuntamenti del blog che abbiamo lanciato l'ultima volta, che era appunto il tutorial del mese, che ci avete fatto sapere che vi piacciono molto e quindi continueranno anche nei prossimi mesi con dei progettini fatti dal nostro IDT molto molto carini e che potete realizzare, sia seguendo i loro gusti, sia personalizzando. L'importante è che vi vogliamo regalare un'idea creativa che poi voi potete declinare a vostro piacimento e darvi proprio delle ispirazioni su cui lavorare, creare e fare vostro il progetto. Allora, io direi, senza tante ulteriori chiacchiere, di andare a farvi vedere i nuovi prodotti di Juplacraft, perché anche l'orario di stasera è un po' più tardi, quindi vogliamo liberarvi Io ho presto per la fame. cena. Ecco. Leandro ha fame, quindi stasera non faccio neanche lo spacchettamento, li ho già preparati senza bustine, senza confezioni, per mostrarvele e fare, diciamo, un orario decente e farvi andare a cena presto. E allora, io, se Leandro mi assiste e mi Ovviamente. inquadra le mani con i prodotti, inizierei a Vai, vai, vai farvi vedere quello tranquilla. che abbiamo pensato per voi. Allora, Monica, iniziamo. sono Ciao, io Monica. faccio i saluti un po', saluto tutti, poi alla fine farò un saluto generale, comunque tanto Leandro vi ricambia i suoi saluti, e andiamo allora a prendere dalla mia cestino nascosto quelle che sono le novità per questa festività natalizia, quindi il nuovo periodo che si avvicina. Allora, vado nella cestina, sei Vai, vai, pronto? tranquilla, Perfetto. vai, Allora, tranquilla. intanto vi faccio vedere un legnetto che avete già visto in altre versioni di stagione, e come vi avevo anticipato l'altra volta, non poteva non esserci anche l'inverno outline, perché c'è stato l'estate, c'è stato ecco, scusate che intanto quando mi impiccio un po' è perché devo seguire la Tu telecamera, non devi quindi... seguire la Ok, telecamera. La perfetto, io telecamera non la fa seguo niente, io. io parlo e basta e mostro. Quindi, Certo. come dicevo, c'è stato l'estate, c'è stato l'autunno e adesso c'è anche appunto l'inverno, a seconda di quella che è la vostra stagione preferita o il vostro progetto. E come sempre sono molte versatili, però questa è una cosa che già conoscete, già utilizzate, e quindi niente, insomma, da oggi avrete anche la possibilità di utilizzarla nella stagione invernale con proprio questa scritta inverno. Avete notato che da oggi abbiamo un nuovo sfondo? Sì. Dove Eh? ovviamente le cose colorate scure non si vedranno, però va Ma noi bene. le abbiamo tutte chiare e quindi si Ecco. vedranno tutte. Allora, procedo col farvi vedere quelli che sono poi degli abbellimenti. Sempre, allora, sono natalizie, ma possono essere sinceramente utilizzate queste un po' per diversi progetti, anche feste, per i compleanni. Sono una specie di filo decorativo con delle palle in diverse, dei cerchi, o le chiamo palle perché mi viene in mente il discorso delle palle di Natale dell'albero. Però sono proprio i fili, diciamo, che si usano per decorare l'abete, quindi con diversi, come si dice, cerchietti, sia pieni che vuoti, sia diciamo già
un po' decorati, e questi possono essere sia utilizzati a grezzo, colorati, e poi comunque ci sono anche questi cerchietti più grandi dove potete fare anche magari dei mini timbri, comunque personalizzarli. Ecco. Ok, poi io vi dico delle cose, ma tanto già sapete tutto voi, e quindi sono solo, diciamo, a rimarcare alcuni aspetti per chi magari non conosce Legnetti o ci segue per le prime volte. Allora, questo è un po', sono, chiamiamoli dei fili decorativi, però sono natalizi, ma possono essere utilizzati anche in altre tipologie di feste. Poi, scendendo un pochino più nel natalizio, abbiamo fatto una serie di palle di Natale, mi non piace molto questo termine, però si chiamano così, appunto di diverse forme con il filo, e quindi sono ideali anche per da far scendere in un layout, in una card. Poi durante nei prossimi giorni vedrete sia sul blog sia sui post Facebook degli esempi realizzati con questi prodotti che possono servire a darvi un'idea ed uno spunto di utilizzo. Quindi abbiamo due palline di Natale tonde, poi abbiamo la stella che è sempre super amata, e diciamo un'altra palla che è diciamo un po' quelle forme un po' vintage, un po' antiche. Erano le cose antiche che ci piacciono, Ci vero? piacciono, ma sì, diciamo non troppo antiche, però cerchiamo di fare un po' e un po', Un ecco, po' e un po', un po'. via. Un po' e un Ok, po'. poi per quanto riguarda sempre i legnetti, andiamo con una serie di scritte che non sono legate come le altre che abbiamo proprio a frasi natalizie, ma quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un pochino più, diciamo, alla moda, utilizzando gli hashtag. E quindi abbiamo pensato di fare un mix di hashtag natalizi, sia in italiano che in inglese. Quindi abbiamo questi sono tutti nella stessa confezione, nello stesso articolo, che ha l'hashtag regali, il Merry, il Christmas, che potete anche abbinare. Poi abbiamo magia di Natale, questo è lunghissimo. Poi ne abbiamo un altro lunghissimo che è, aspetta perché non riesco a metterli, tutti più buoni, perché a Natale lo siamo, a parte Io Leandro, che è il Grinch. non sono il Grinch, perché non sopporto il Natale, non c'entra nulla il Abbiamo Grinch. holidays, abbiamo l'hashtag famiglia, perché si sa comunque, insomma, il Natale è sempre legato alla famiglia, allo stare insieme. Poi abbiamo December, che potete anche poi abbinare comunque ad un'altra scritta che fate voi a mano con un timbro e faccio il December Daily, o comunque legarlo all'anno. Poi abbiamo Natale, e poi abbiamo Winter, che è molto generico, quindi lo potete utilizzare anche in altre situazioni che non sono quelle del Natale. Ok? Quindi questi sono tutti gli hashtag, sono 10 e li Monica, ti trovate. spezzo le braccine. E Sappilo. Non ecco, dire che io sono il Grinch. si fanno anche delle minacce in diretta, ma noi Certo, non, cioè io certo. mi, Ti come si dice, mi astieni. astengo, Io non faccio. sono il Grinch. È che il Natale è una cosa noiosa. Tutto Ecco, qua. perfetto. Quindi io torno a questa cosa qua, se no poi dopo Capito, c'è il Monica? dibattito sul Natale, non Natale, insomma, fate voi, potete festeggiarlo o meno, comunque è sempre un'occasione per creare e dare sfogo alla creatività. Ciao Pietro! Ciao, Saluta Pietro, ciao saluta Pietro, lo Pietro. conosci bene. È Pietro Pietro. Ho capito. E quindi niente, allora, questa è una confezione di 10 hashtag tutte insieme a tema, ok? Quindi quest'anno niente frasi, ma solo hashtag, perché va di moda, e quindi sapete già quando fate le creazioni che cosa utilizzare quando le mettete sui vostri social. Ecco, un saluto pure ad Anna. Io Ciao Anna! saluto tutti, tanto. Sì, io saluto tutti, perché tanto poi dopo 3 secondi mi scordo già i nomi. Perché tu sei rimbambita. No, No, perché devo stare perché dietro. sei rimbambita e tu hai una memoria tipo quella di Dory. Sì, quello si Soffri di sa, perdita di però. memoria a breve termine. Però devo stare dietro anche a far vedere le cose, quindi Sì, non sì. sono Ecco, molto multitasking. di Poi solito che abbiamo. sei una donna. Di solito le donne sono multitasking, Io no, sono anomala. ma io sono anomala, l'ho sempre detto, quindi. Sempre per quanto riguarda la serie dei legnetti, abbiamo fatto una serie mista di decorazioni che potete utilizzare per qualunque vostro progetto, che sono quelle più comuni, che sono il pacchettino regalo, il
bastoncino di zucchero, non mi ricordo mai in inglese come si chiama, ma è un dettaglio, l'abete, la stella, il fiocco di Candy mele. qualche cosa. Sì, va bene. E la pallina di Natale. E ovviamente nella confezione avete, sono 12 elementi, quindi sono tutti doppi. Ora io ve ne ho messi uno per farvelo vedere, però poi nella confezione dell'articolo saranno tutti doppi e potete utilizzarli sia per il layout, e sono molto adatti anche per le card, anche piccoli progetti, perché vedete che comunque la dimensione è abbastanza ridotta, ecco, non sono grandissimi, però messi tutti insieme anche sul layout possono creare un effetto molto carino. C'è Monica che ci dice che adora i candy cane. Ah, Candy Cane, grazie Monica che ci hai suggerito il nome di questi bastoncini di zucchero, o stecchetti come li chiamo io. Ecco, gli stecchetti di zucchero, via. Sì, perché io do un altro nome a tutte le cose, ecco, chi mi conosce bene lo sa. Ok, quindi questo è un altro articolo, sempre per quanto Infatti a me riguarda. non mi chiama per nome, mi No, chiama Ops. non è Non è... vero. Non mi far passare male, dai. Quindi questo è il set delle decorazioni Mix in dei legnetti. Ok, per quanto riguarda i legnetti, abbiamo finito di già. Stasera presentazione veloce E e si passa. andiamo ai Prisma. prisma, perché i prisma mi piacciono. Allora, per quanto riguarda i prisma, abbiamo Quindi attenzione. Ah no, questi ancora sono normali, è vero, parte la prima cosa normale, perché poi c'è il prisma. Quest'anno ci siamo superati, lo dico io, ma abbiamo fatto dei prisma. Poi li vedrete, fra un po' li vedrete. Vedrete dei prisma. allora, Vabbè, prima, sono davvero. certo, sì, ma tanto puoi dire quello che vuoi, E allora sei la no. voce narrante e Porca quindi puoi dire miseria. quello che vuoi. Allora, abbiamo la scritta Christmas Memory, Z, plurale, in arti di dico bianco, perché il bianco non lo abbandoniamo mai, perché comunque ci dite che anche l'acrilico vi piace come consistenza, però a volte avete anche difficoltà, nel senso se non avete un progetto ben preciso ad acquistarli, perché comunque vanno abbinati come colori, mentre il bianco è come il nero, va bene su tutto. Ecco. E poi abbiamo un Natale speciale, eccolo qua. Quindi abbiamo fatto in bianco una scritta in inglese e una scritta in italiano, seconda, Olè. sempre per non scontentare nessuno. Poi non dite che non vi vogliamo bene, Ecco. prima. Poi, per quanto riguarda il prisma, anche qua abbiamo una new entry per quanto riguarda il Galaxia. Tutti della Ta-da! telecamera, dai. Ecco. Allora, passo io da quest'altra parte e Claudia dovrebbe passare alla telecamera, Sì, ma ma a no, quanto perché sembra è devo passare gli rimasta articoli perché un non attimo sanno nessuno. incastrata. Come dicevo, quest'anno abbiamo fatto un nuovo prisma. Vedete le mie manine? Ecco. Perché questa volta davanti alla telecamera ci sono io. Perché? Perché questo prisma è veramente particolare. Avete visto più volte i prisma acrilici glitterati che abbiamo. Giusto? Sì, Galassia. Galaxia, e questo Galaxia però è veramente particolare. Il livello di glitter di questo Galaxia è veramente tanto ed ha un colore rosso classico natalizio che messo così magari non rende bene l'idea, anche perché siamo sul nero, lo dovreste vedere forse un po' in contrasto con del bianco, ma giustamente Claudia non ha Ma preparato certo che ce il l'ho. bianco, ah, hai preparato il bianco che vi fa capire questo prisma Dai, quanto siamo è. secondi. Se magari tu ti mettessi dalla telecamera, Sì. vabbè, comunque non ti preoccupare. Quindi questo glitter è molto 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 bello. Ma perché? Poi lo Perché faccio vedere dopo io. sì, lo fa vedere lei. Associamolo ad un altro, io non riesco a capire, questo è così, Joy to giusto? the World. Sì, Così. A sì. Joy to the World cominciate a vedere i vari colori natalizi. Io vi faccio vedere, perché se non ci sono io alla telecamera Non si muove perché non io si faccio muove, perché danni. Claudia non fa nulla, vedete? In più mi passi uno soltanto, poi ti lascio a te la carrellata, perché hai capito quale, perfetto, passami quello lì. Questo qui completa praticamente tutta la serie, è un prisma, guarda un po', si vede? Questo completa tutta la serie, un prisma alberello di Natale con i super glitter, perché questi sono super glitter verdi. Ora, se riuscissi a farvi un... Ecco, si dovrebbero vedere bene. La composizione penso che renda bene l'idea. Tu vedi quanto è glitterato tutto quanto, come sbrilluscica tutto. Eh?
quasi con queste scritte dovresti Vero? riuscire anche ad amare Potrei proprio il riuscire anche a Natale, eh? mandare. Vi rilascio adesso a Claudia perché ci tenevo a presentarvi questa serie glitterosa, diciamo. Ecco, bellissimo, dice glitter rosso fanno subito Natale, amo il rosso, l'oro spacca, oddio l'albero di Natale. Esatto, allora infatti questo non niente, abbiamo fatto, ho deciso di fare Scusate, riprendo la telecamera perché Claudia non è brava a fare dei queste colori cose. molto natalizi, molto classici che si abbinano un po' su tutto e per quanto riguarda le scritte del Galaxy abbiamo deciso di farlo, diciamo non in verde, ma abbiamo deciso di fare queste due, oro e rosso, e sono molto belli, sono molto, come diceva Leandro, dei super glitter perché sono molto grandi e chi ha potuto vedere già il Galaxy, diciamo dal vivo, si rende veramente conto che non è il solito brillantino, ma sono veramente, diciamo, potenti, ecco. A quanto Quindi sembra l'alberello di Natale spacca perfetto. e ci dice Claudia che l'albero sembra uno Swarovski, Ah, grazie. Noi siamo carina. costantemente alla ricerca di nuovi Esatto. materiali e soprattutto dei materiali che facciano il loro effetto sia per noi che li generiamo, che li creiamo, sia per voi che fate le vostre creazioni. Quindi Esatto. cerchiamo di darvi sempre Delle delle cose, cose innovative e e nuove. Quindi, belle, per quanto soprattutto. riguarda il Natale delle Prisma Galaxia, per quanto riguarda le scritte, abbiamo deciso di fare queste due, Ricordi di Natale e Joy to the World. Così avete, diciamo, la scelta bianco, sì, sul bianco e poi comunque anche chi volesse usare un po' di più su queste due scritte, italiano e inglese, e abbiamo deciso di fare due versioni e basta, perché così vi facilitiamo la scelta, perché poi dopo, quando avete tanta scelta, vi piacciono tutte, non sapete quale comprare. Perché ce Esatto. l'avete detta, non so decidere, non so decidere. Quindi, per questo Natale abbiamo deciso di facilitarvi l'acquisto. Quindi, non avete scuse per non fare vostra almeno di queste scritte super glitterose, super galassia, super sbrilluccicose, super natalose. Senti quante E cose. c'è Laura che ha detto che vuole una caraffa di glitter. Perfetto. Allora, quindi, queste sono le due scritte del galassia. Ideali già lo sapete per fare quello che più vi piace, poi le fate veramente un utilizzo molto molto accurato e valorizzate sempre le nostre creazioni sui vostri progetti, quindi insomma grazie anche per questo. Ok, quindi ovviamente l'alberino facciamo vedere dopo, lo Dopo lasciamo lì, facciamo vedere subito. l'abbiamo fatto già Ok, vedere l'alberino, fa perfetto. parte di una confezione, Sì, no? l'alberino fa parte invece di fare, diciamo, una confezione monocolore, abbiamo deciso di fare un set mix proprio dei colori del Natale che abbiamo mostrato prima e quindi abbiamo deciso di fare un set misto che comprende, diciamo, le stelle, gli alberini, gli abeti e i candy cane in rosso. Quindi questo è proprio il set che vedete qui, sono 3 e 3 di diverse misure e che possono essere abbinate ovviamente alle scritte oppure anche utilizzate per decorare altre cose indipendentemente dalle scritte, però cerchiamo di darvi la possibilità anche di coordinare i vari prodotti insieme fra loro. Ok? Quindi queste sono le tre scritte, queste sono molto belle, io adoro queste stelle. A me piace più Infatti il verde. io lo so, ma io adoro le stelle, quindi voto per le stelle. E quindi niente, questo è il set del Galaxian, dei soggetti natalizi mix, chiamiamolo così, diciamo perché non c'è una definizione molto, cioè, non è che non c'è, chi non la so trovare, quindi con mix già vi faccio capire tutto. Però ecco, anche questo verde è molto molto Sì, il verde poi bello. fa E il suo purtroppo, sì, effetto. il problema di questi materiali è che attraverso la telecamera è sempre difficile rendere il vero effetto che hanno, però insomma noi ci proviamo. E poi abbiamo fatto per quanto riguarda questa serie qua da abbinare Ci dice anche Anna che i Galaxia per Natale sono il top. il top dei top, sempre da abbinare. Ovviamente abbiamo fatto Gli anche la Charmes. serie dei Color Charmes, che è la prima serie dei Color Charmes Galaxia, con dei vari simbolini sempre da poter abbinare con le cose classiche del Natale, quindi la palla, il fiocchettino, il pacco regalo, la stella che non può mai mancare, l'abete e il sonaglietto, che no, sì, vabbè. Ve lo voglio far vedere sul nero, si vede? Un pochino. Ah, pensavo che sul nero si vedesse di più.
Vi faccio vedere sul bianco, però è molto molto carino, è il mio preferito, ve lo voglio dire in diretta. E questo è sempre ovviamente da abbinare con i Galaxia o anche da utilizzare da sole come pendenti o per farci quello che più vi piace. Ok? Quindi niente, questa è un po' la nostra carrellata di prodotti, siamo giunti quasi al termine e ovviamente Perché, chi è che adora? Chi è Monica? per No, Monica, per Monica. Monica, questo è sicuramente tutto qua per ci te manderà degli occhi praticamente. a cuoricino, Sappi, ovviamente Monica, che. sono diciamo quasi diventate un segno distintivo e non potevano mancare le micro stelline Tutte glitterose tutte e tutte glitterose nei colorate. colori del Prisma Galaxia dedicato al Natale. Quindi, come sempre, la confezione è mista. Il bello di queste confezioni è che le stelline sono tutte diverse, tutte tra loro e possono essere dei colori diversi. Quindi, qualcuno è, diciamo, un po' più quando vedete le confezioni. Su qualcuno è un po' più, può essere più dorata, qualcuno è un po' più rossa, quindi potete anche scegliere se ci trovate dal vivo dai rivenditori quella che più vi piace come colorazione, però questo è il mix e quindi le stelline non possono mai E mancare. come voleva si dimostrare, Monica ha fatto gli occhi a cuoricino Ecco, perché perfetto. E quindi Laura niente. ci dice strepitosi gli Charmes. Charmesse sono molto carini, sì. Poi io dopo ovviamente mi faccio anche un po' di automotivazione da me, quindi. Mi sembra Perché ci vuole giusto. anche quello, Mi ecco. sembra giusto. Perché comunque ci mettiamo passione, ci mettiamo tutta la nostra competenza, ci mettiamo le nostre abilità, se vogliamo chiamarle così, e quindi insomma ci fa piacere anche di vedere poi il risultato finito. Ok, che facciamo? Niente, non facciamo Vuoi fare una niente. carrellata? Fai la Non lo carrellata, so, vai. Fai facciamo una carrellata la carrellata, all'indietro, dei velocissima. nostri velocissimi, ve li metto tutti insieme così abbiamo il mix delle stelline immancabili, che come dicevo è quasi diventato un nostro prodotto che non può mai mancare, in diverse colorazioni le abbiamo, quindi questa è molto molto natalizia. Abbiamo sempre con i Galaxia i Color Charmesse, i primi della serie Galaxia, glitterati. Con i vari soggetti, poi abbiamo il mix sempre di soggetti natalizi. Questi sono un po' più grandi, non sono proprio piccolini come gli Charmesse. Insomma, lo vedete anche voi. Ecco qua con le stelle. Ecco, ve le metto anche a confronto della mano, così vi rendete conto della grandezza. Potete spizzarvi e poi ovviamente a questi soggetti ci potete abbinare una delle scritte in oro o in rosso glitterato Joy to the World e ricordi di Natale. Uno è molto generico, insomma, si spera sempre che ci sia gioia nel mondo, l'altro è proprio legato al Natale, quindi alla festa e a tutto quello che avverrà in quel periodo. Questo è il Prisma Galaxia serie Natale. E poi, sempre per il Prisma, però non Galaxia, ci sono le due scritte, per chi ama le cose un po' più classiche, un Natale speciale e Christmas Memories. Ok. Carrellata poi per quanto riguarda i legnetti, abbiamo gli hashtag del Natale, con scritto Natale, Holidays, Famiglia, December, Regale, Merry, Winter, Tutti più buoni, Christmas e Magia di Natale. Non so se ecco, lo metto qua, no, che devo fare? Tu devi star ferma, sono io che Io sto muovo la ferma, telecamera. perfetto, vedo che sto spostando questi hashtag Infatti. in maniera compulsiva, ok? Quindi vi aiuteranno, come ho detto prima, anche a trovare l'hashtag giusto per quando pubblicate le vostre creazioni con queste sui social. Poi abbiamo le palle di Natale con i fili in tre soggetti differenti. Ok, poi abbiamo i fili di cerchietti, non so come chiamarli, ecco dei fili decorativi che ricordano i fili che si mettono sull'albero. Con 3-4 diverse grafiche, chiamiamole così. E poi abbiamo sempre per la serie del Natale, abbiamo un mix di legnetti che nella confezione troverete doppi con l'albero, il regalo, la palla, il candy cane, la stella e il fiocco di neve.
poi più generico, che ovviamente va a completare, cioè non a completare perché ne manca sempre uno, l'outline dedicato alla stagione, quindi all'inverno. Però potete sempre combinarle perché l'inverno ci potete mettere sempre comunque il... Ci cioè, potete mettere sempre il fiocco di neve, ora non mi c'entra però ce la posso fare perché mi casca, però ci potete sempre abbinare gli altri legnetti legati al Natale, quindi insomma è tutto fra loro, si può sempre tutto usare e combinare fra loro. Ok? Quindi ci siamo quasi. Ok, io non sono inquadrata io adesso, sì. Certo. Perfetto, ok, allora questo è quello che abbiamo pensato per questa stagione natalizia, per la festività, scusate, natalizia, e come vi avevo detto anticipato c'è un po' per tutti i gusti, legnetti, Prisma Galaxia, e con questi nuovi colori molto, molto classici, ma che richiamano veramente subito la festività del Natale. Quindi queste sono le proposte che abbiamo che volevamo farvi e che trovate ovviamente sul sito poco dopo la diretta, quindi da stasera. Inoltre, abbiamo pensato di fare anche per voi una piccola promozione, giusto Leandro? Giusto. Che sarà disponibile sempre a partire da dopo dopo la diretta, con uno sconto per gli acquisti, pensando di fare, diciamo, di festeggiare un po' Halloween, che non è una festività, proprio come si dice, di regali, ma noi ve le vogliamo fare lo stesso. Quindi, chi farà degli acquisti sul nostro shop avrà comunque uno sconto, e chi per fare, diciamo, per usufruire delle. Sì, ecco, non mi veniva il nome, dovete inserire il codice Halloween con noi e la promozione sarà valida appunto a partire da stasera per chi ha visto la diretta o comunque da domani che è proprio il giorno di Halloween fino a domenica, quindi avete tutto il tempo di mettere nel carrello le vostre decorazioni preferite, anche quelle super nuove, quindi sullo sconto potete averle anche inserendo nel carrello le novità di Natale, non solo su quelle di Halloween, anche se comunque combacia con questa ricorrenza. E niente, quindi che vi altro devo dirvi? Niente, vi voglio ringraziare per essere stati con noi in questa ora un po' tarda della serata. E niente, Leandro, vuoi aggiungere No, no, qualcosa? io Io volevo salutare velocemente faccio con un le po' per mani, tipo tutti. plebeca Ciao come Anna, ciao sempre. Monica, Claudia, Sara, Pietro, Giovanna, Luisa e chi manca? Sara, beh, chi mi sono Vabbè, dimenticato? Non mi salutiamo ricordo, dovrei tutti salire a perché tutti. poi non Sì, è, nella diretta si vedono anche i commenti, dopo un po' iniziano ce li a perdiamo. ce li perdiamo, quindi salutiamo tutti e vi ringraziamo di nuovo per essere stati con noi e credo che questa sarà l'ultima diretta dell'anno, chi lo Boh, sa, può non si essere. sa forse, vi lasciamo sempre un po' con il dubbio, però per adesso insomma vi salutiamo e grazie veramente di nuovo di averci seguito e vi diamo appuntamento sui nostri social e sul blog e anche sul nostro canale YouTube dove anche lì potete trovare tanti tanti spunti creativi. Perfetto. Ciao a tutti e Ciao buona ciao, buona serata. cena e buona cena a tutti quanti. E festeggiate domani. Ciao ciao!